la vita del paese e il cambiamento nel tempo. Ecco, professore, abbiamo chiarito quindi che il censimento è un obbligo, per qualcuno però quest'obbligo può accompagnarsi a qualche timore, il timore di, magari di vedere violata la propria privacy sul piano dei dati personali o anche fiscali. Allora vogliamo ribadire in questa sede dove vanno a finire questi dati e chi li gestisce? I dati raccolti per il censimento, ma in generale tutte le attività statistiche svolte dall'Istat, forniscono dati che restano nei computer dell'Istituto Nazionale di Statistica, sono assolutamente tutelati a norma di legge e infatti i dati vengono sganciati dai nominativi proprio per evitare anche possibili intrusioni. Non è mai accaduto infatti che ci sia stata una violazione e da questo punto di vista il Sistema Statistico Nazionale si è dato delle regole molto forti, anche più forti di quelle previste dalla tutela della privacy in generale, proprio perché la fiducia dei cittadini nel rispondere ai quesiti di questa e di altre rilevazioni è fondamentale ed è per questo che noi lavoriamo proprio alla protezione assoluta, al punto tale che questi dati non possono essere forniti ad esempio alle agenzie fiscali o ad altri soggetti che non facciano parte del Sistema Statistico Nazionale. Vogliamo tornare per un attimo a chiarire l'aspetto dei questionari di colore diverso. Qual è la differenza? Per avere dati significativi, secondo le regole stabilite anche a livello europeo per tutte le variabili che abbiamo indicato come obbligatorie, è necessario per i piccoli centri procedere a una raccolta effettivamente censuaria ed è per questo che il questionario rosso, quello apparentemente più complesso ma certamente più lungo, ha una copertura soprattutto totale nei piccoli centri. Nei grandi centri urbani invece siamo riusciti attraverso tecniche statistiche a ridurre il carico su una parte dei rispondenti ed è per questo che nei grandi centri circa il 60% delle famiglie ha ricevuto il questionario verde, quello semplificato, che verrà poi utilizzato comunque con tecniche statistiche per produrre dati affidabili anche a livelli territoriali molto spinti, come è stato ricordato prima. Ecco, a questo punto facciamo nuovamente un altro salto indietro nel tempo. L'ultimo servizio parlava del primo storico censimento del 1861 che descriveva un'Italia povera, rurale, ancora in gran parte analfabeta. Quasi 100 anni più tardi, nel secondo dopoguerra, l'inchiesta parlamentare sulla miseria varata dalle Camere fotografava un'Italia tutto sommato ancora molto simile, ma anche dei germi di novità che poi le successive rilevazioni statistiche hanno confermato. E allora ripercorriamole queste rilevazioni in una sorta di amarcord dei censimenti in Italia. Vediamo il servizio. Oltre 1 milione di famiglie consumano quantità minime di zucchero e vino e niente carne. Più di 3.200.000 famiglie non raggiungono un tenore alimentare discreto e 590.000 famiglie dispongono in media di calzature miserrime o misere. Era questa la realtà in cui ci specchiavamo noi italiani, questa la povertà con cui dovevamo fare i conti, come rivelò l'indagine condotta tra il 1951 ed il 1954 dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sulla miseria. Era l'Italia del dopoguerra, dove per molte famiglie dormire in quattro in una stanza era la normalità, così come abitare in cantine, baracche o grotte. Erano gli anni della grande ondata migratoria, ma anche della speranza, l'inizio della corsa che avrebbe portato di lì a poco al boom economico degli anni 60. Allora l'Istat aveva già effettuato 9 censimenti ed eravamo 47 milioni e mezzo di persone. Nel tempo gli strumenti di rilevazione sono andati via via affinandosi, così come le operazioni di spoglio, con l'introduzione delle macchine statistiche elettroniche prima, di strumentazioni IBM poi, fino ad arrivare ai lettori ottici degli anni 70 e più tardi ancora all'avvento della rete. Tarati con sempre maggiore precisione anche i quesiti posti per raccontare, decennio dopo decennio, i cambiamenti della nostra società. Nel 1951, ad esempio, debutta il quesito sul titolo di studio conseguito ed il censimento della popolazione viene abbinato a quello delle abitazioni. Già da tempo poi è stato sdoganato un altro importante principio, il censimento è rivolto alle famiglie residenti in un determinato territorio, non più a quelle semplicemente presenti al momento della rilevazione, come invece si faceva prima, quando tutto cominciò, nel 1861, anno dell'Italia Unita e del primo censimento. Eravamo certamente più giovani, eravamo molto più poveri. Un bambino su quattro non riusciva a compiere il primo compleanno di vita.
il 50% dei bambini moriva prima dei 5 anni. Eravamo nei paesi ai margini dell'Europa con un reddito a potere d'acquisto attuale intorno ai 2.000 euro all'anno contro gli attuali 25-26.000. Le condizioni di malnutrizione e miseria si riflettevano anche sulla statura, tanto che in media eravamo alti 12 cm in meno rispetto alla statura che possiamo vantare ora. Il lavoro minorile poi era una piaga diffusissima, il settore agricolo assorbiva circa il 70% della forza lavoro. Ancora negli anni 60 la povertà non risparmiava neanche il ricco nord-est di oggi, come testimoniano alcune cronache del Veneto dell'epoca, con dati inequivocabili. 86 case su 100 erano senza termosifone, 81 senza gas e 52 senza servizi igienici. Abbiamo bilanci di famiglia che ci dicono che 50, 60, anche 70% dell'intero reddito andava per soddisfare un'alimentazione di qualità peraltro non ottima. Questo dato si confronta oggi con circa il 10-15% a seconda delle fasce della popolazione, quindi siamo più ricchi, abbiamo più risorse per soddisfare bisogni non di base. E otteniamo anche questa maggior ricchezza lavorando molto di meno. Il guadagno, la rincorsa verso il tempo libero è un'altra, credo, delle grandi conquiste che sfuggono un pochino le statistiche ufficiali, ma abbiamo circa dimezzato le ore che la impieghiamo per produrre di più. Le famiglie poi erano più numerose, 4,7 componenti in media per ciascun nucleo nel 1861, quasi il doppio di quei 2,4 componenti per famiglia che ci forniscono invece le statistiche di oggi. I matrimoni celebrati erano circa il doppio rispetto a quelli dei nostri giorni, senza contare il fatto che molti sposi a quei tempi non sottoscrivevano l'atto perché non sapevano scrivere. Questa è la nota meno lusinghiera della nostra storia dei 150 anni. Gli italiani erano un popolo noto per essere poco istruito, avevamo l'analfabetismo che raggiungeva l'80%, quindi era raro imbattersi in qualcuno che sapesse leggere o scrivere. È stato un processo lento e faticoso quello della scolarizzazione, se si pensa che nel 1951 gli analfabeti costituivano ancora il 12,9% della popolazione al di sopra dei 6 anni, con punte che toccavano il 24% in regioni come la Puglia, mentre in quegli stessi anni gli analfabeti erano sotto il 3% nel resto d'Europa, in Gran Bretagna, Austria o Germania ad esempio. Accadeva 60 anni fa. Oggi, censimento dopo censimento, siamo arrivati a rispondere a quesiti sul possesso o meno di titoli di studio post laurea. Forse anche per questo quei tempi sembrano appartenerci a stento, eppure sono stati i nostri tempi. Ed ora torniamo ai tempi di oggi per parlare dei nuovi italiani. Sono molti stranieri residenti nel nostro paese, nei circa 8.000 comuni fotografati dal censimento. Seguiamo il servizio di Carla Macrellino. In origine erano maggiormente italiani che rientravano nel loro paese dopo un periodo di emigrazione, ma poi verso la fine degli anni 70 sono diventati soprattutto flussi di stranieri residenti nella nostra penisola, sino a toccare, dati Istat, quota 4.570.000 al 1 gennaio 2011. Già nel 1881, per la prima volta, l'Istituto di Statistica rilevò la cittadinanza delle persone residenti, ma è nel 91 che decise di preparare un questionario in 6 lingue, questo per verificare il fenomeno in crescita da diversi paesi. Risultato, si raggiunsero le 159 provenienze differenti. La vera e propria corsa verso l'Italia è avvenuta negli ultimi 10 anni, sino ad avere le nuove generazioni. Sono stati infatti 78.000 nel 2010 i bambini stranieri nati nel nostro territorio da genitori iscritti all'anagrafe italiana. E poi ci sono anche gli immigrati non censiti dall'Istat, ma comunque presenti in Italia. Noi abbiamo calcolato che quelli che stanno presenti regolarmente in Italia, ma non sono ancora registrati in anagrafe, siano circa un altro 500.000, quindi arriviamo a 5 milioni. E sorprendentemente questa cifra è uguale a quella dello scorso anno. E nel mentre sono venuti in Italia tante nuove persone e quasi 500.000 di persone hanno perso il permesso di soggiorno. La maggior parte degli immigrati, più del 61%, sempre dati Istat 2011, risiede al nord, il 25% al centro e soltanto il 13,5% si è stabilito al sud. La comunità più presente nel nostro territorio è la romena, con quasi 1 milione di persone, poi quella albanese, con 483.000 cittadini, seguono la marocchina e la cinese.
Quest'ultima in particolare si è concentrata a tal punto in alcune zone del nostro territorio da farle diventare quasi osi esclusive, come questa, una piccola Chinatown nel cuore di Prato, in Toscana. Centinaia di aziende cinesi e negozi con insegne scritte nella loro lingua, case abitate soltanto da famiglie orientali e sui muri richieste e offerte di lavoro dedicate ai connazionali che arrivano qui. Considerando soltanto le persone ufficialmente residenti a Prato, una persona su tre è cinese, così come lo è più di un terzo delle imprese iscritte alla Camera del Lavoro. La presenza dei cinesi a Prato è una presenza notevole, numerosa, sono circa 30.000, di cui si considera che la metà siano clandestini, e questa presenza è una presenza da oltre 10 anni. Le imprese cinesi iscritte alla Camera di Commercio sono circa 4.000, e questo indubbiamente qualche problema lo pone. A telecamere spente ci spiegano che in realtà c'è un'alternanza velocissima di aziende che chiudono con altre che aprono, come testimoniano questi tradizionali telerossi freschi di inaugurazione, e che si rischia di perdere anche la cognizione di quanti siano in realtà gli immigrati che gravitano intorno a queste aziende. Anche gli stranieri dunque sono protagonisti dell'Italia che cambia. Lo sappiamo, il tema dell'immigrazione è al centro ormai da tempo del dibattito politico e sociale. Allora, su questo tema noi ci trasferiamo al Senato. Sì, grazie. Senatore Malan, ha visto, il fenomeno dell'immigrazione è spesso aspetti che sfuggono ai controlli, alle rilevazioni. Pensate che il censimento sia lo strumento adatto a dare risposte, a dare una fotografia precisa di questa situazione? È uno strumento che può aiutare, senza dubbio, perché data la anonimità del rilevamento può aiutare a far emergere delle situazioni che sono reali ma magari non sono dichiarate. Prima si era detto che si stima, c'è chi stima che siano 500.000 coloro che sono residenti in Italia ma sono clandestini, insomma, e in teoria dovrebbero compilare anche loro queste cose senza timore per questo che la cosa abbia riflessi negativi per loro, ma allo stesso tempo almeno si avrebbe un quadro più completo. Poi naturalmente questo dipende dalla riuscita, queste sono soprattutto questioni che toccano chi l'ha organizzato il censimento, come anche i costi. Queste sono. Livi Bacci, questo censimento riguarderà anche gli immigrati irregolari, secondo lei riuscirà a toccare questa zona grigia? Come tutte le zone grigie, sono sempre persone riluttanti a scendere sotto il riflettore, diciamo, anche se viene assicurata la massima privacy. Quindi credo che non ci si debba aspettare dal censimento un ritratto degli irregolari in Italia, o perlomeno un ritratto attendibile degli irregolari in Italia. Certamente molti indizi, ma non un quadro corretto. Ma va ricordato che 4 milioni e mezzo sono gli stranieri, che sono regolarmente iscritti nell'anagrafe, quindi che stanno in un appartamento, hanno un numero civico, un telefono, un codice fiscale, che quindi sono parte della nostra società. Raggiunti. Quindi di questi noi avremo, di questo grande numero di immigrati, noi avremo un ritratto molto preciso, contrariamente a quanto è avvenuto nei censimenti precedenti, quando la proporzione degli irregolari era molto più alta rispetto agli stranieri irregolari. Quindi avremo per la prima volta veramente un ritratto esaustivo del profilo sociale, economico, demografico, residenziale di questi 4 milioni e mezzo di immigrati. Grazie a te, Capuani. Sì, senatore Malan, una domanda. Lo avete ribadito anche voi prima dal Senato, il censimento serve anche per fornire alla politica, alle istituzioni, strumenti utili anche per intervenire, per agire sulla società e quant'altro. Ecco, a questo proposito, questo questionario secondo lei è sufficientemente esaustivo? Avrebbe magari, non so, aggiunto quesiti di altro genere? Ma guardi, io credo che il questionario sia già sufficientemente ampio, così come non si può pensare di risolvere o neppure di fotografare il complesso delle situazioni di una società
In un censimento, certo che è uno strumento che dovrà essere usato, che potrà essere usato, perché fornisce una serie di dati utili. Alcuni sono davvero indispensabili, altri potranno essere oggetto di studio e di approfondimento, che a volte è molto più importante magari di quelle cose che fanno le prime pagine o le prime notizie tutti i giorni. Livi Bacci? Bisogna dire una cosa, che esiste un limite fisiologico al numero delle domande che si possono inserire in un questionario di censimento. Più domande si inseriscono e più alta è la probabilità che si risponda o che non si risponda a una determinata domanda, o che si risponda distrattamente, o che comunque non si compili in maniera corretta il foglio di censimento. Quindi c'è, ripeto, un limite, non si possono chiedere informazioni troppo dettagliate. Per ottenere informazioni più dettagliate ci sono altri strumenti, come le indagini campionarie. Del resto, e i sondaggi. Del resto va detto che il questionario italiano è simile, con qualche piccola variante, rispetto ai questionari degli altri 26 censimenti che si pigliano negli altri paesi dell'Unione Europea. Quindi è uno standard internazionale che si segue, e sarebbe imprudente caricare il foglio di censimento, il questionario di censimento, di altre, seppur teoricamente utili, domande. Bene, ma andiamo avanti, linea allo studio, a te Capovani. E allora, proprio per chiarire qualsiasi dubbio sulla compilazione del questionario, seguiamo questo servizio di Claudia Mazzola. Destinazione Valmontone, un'ora circa a sud-est di Roma. Quello che l'Istat ha ribattezzato Census Tour, ovvero pulmini carichi di materiale informativo che attraversano il paese, oggi passa da qui. L'area del mercato fa da cornice al gazebo che ogni giorno viene montato e smontato in una piazza diversa. È qui che i cittadini possono chiedere delucidazioni sul censimento, ma non un aiuto pratico per la compilazione. Una domanda? Certo. Io ho paura che la privacy non venga rispettata. Per questo non si preoccupi, perché l'Istat è tenuto a rispettare il segreto statistico, quindi i suoi dati verranno diffusi se non in forma aggregata. Quindi ad esempio come una percentuale, un tot per cento di italiani possiede un appartamento. Intanto in un centro commerciale attivo uno dei census point, ovvero gazebo permanenti organizzati dall'Istat per compiere la stessa missione, rispondere alle domande di chi è alle prese con il censimento. Quali sono le domande più frequenti? Le persone si riferiscono al census point per sapere, per esempio, da quando possono iniziare a compilare il censimento a quando possono riconsegnarlo. Un'altra domanda importante è dove posso riconsegnare il questionario. Ma la madre di tutte le domande resta questa. Se c'è difficoltà per riempire il questionario del censimento, come dobbiamo fare? C'è un numero verde apposta che può chiamare gratuitamente, a cui può chiedere informazioni, se no può andare presso il suo comune, c'è un ufficio del censimento a cui può richiedere un rilevatore che può arrivare a casa o anche telefonicamente. In realtà l'aiuto del rilevatore dovrebbe rappresentare un'eccezione, perché l'Istat ha puntato sul numero verde proprio in questo ruolo: seguire gli utenti nei dubbi che sorgono durante la compilazione. Istat, buongiorno, come posso aiutarla? Buongiorno, tanto ora un'informazione, non mi è arrivata stamattina a casa per Istat, compilare. Buongiorno, come posso aiutarla? Buongiorno, senta, io voglio chiedere. Buonasera, prego, mi dica. Salve, buongiorno, un'informazione. Abbiamo ricevuto. Istat, buongiorno, come posso aiutarla? Ciao, ascolta, un servizio, quello del call center, disponibile anche in inglese, spagnolo, francese, romeno, arabo, cinese, ucraino e cingalese. Siamo di nuovo in studio, collegati con il nostro ospite, il presidente dell'Istat, Enrico Giovannini. Allora, professore, parliamo un po' anche delle difficoltà che questo censimento può incontrare. Ad esempio, alcune fasce di popolazione sono un po' più sfuggenti di altre. 150 anni fa potevano essere magari gli analfabeti, oggi invece gli anziani, le persone sole o, lo abbiamo accennato, gli stranieri. Allora, quali accorgimenti avete messo in campo per non far restare queste persone fuori dalla vostra rilevazione? Come abbiamo ricordato in precedenza, a partire dall'ultima settimana di novembre i rilevatori cominceranno ad andare sul territorio
per raccogliere i questionari che ancora non saranno stati raccolti, anche se, come ho detto prima, i tempi sono ancora più dilatati. Proprio in questo modo riusciremo ad aiutare le persone che hanno avuto difficoltà nella compilazione, oltre, come è stato ricordato dal servizio, il numero verde che riceve quasi 40.000 contatti ogni giorno. Per ciò che riguarda invece gli stranieri o le persone che magari si sono spostate in un comune diverso dopo il 31 dicembre 2010, i rilevatori contatteranno proprio queste persone per consegnare il questionario che non è arrivato per posta. Analogamente, coloro i quali che per ragioni diverse non hanno ricevuto il questionario, ad esempio perché gli indirizzi non erano corretti, riceveranno ugualmente la visita del rilevatore. Insomma, a questo punto parte verso fine novembre un'operazione sul territorio che dovrebbe riuscire a raggiungere tutti. Per gli stranieri abbiamo, attraverso i comuni, avuto anche la possibilità di usare delle persone di nazionalità straniera come mediatori culturali, per riuscire a raggiungere coloro i quali hanno un titolo per soggiornare regolarmente in Italia e anche per raccogliere qualche informazione sugli immigrati clandestini, ma come ha ricordato prima il senatore Livi Bacci, questo non è l'obiettivo del censimento. Scusi Giovannini, a proposito di rilevatori, purtroppo puntualmente ad ogni appuntamento col censimento si ripresenta il problema, un po' l'allarme, magari soprattutto tra gli anziani, dei falsi rilevatori. Ecco, può aiutare a chiarire come distinguere e riconoscere un rilevatore autentico, incaricato proprio dall'Istat? I nostri rilevatori, o meglio i rilevatori che sono stati selezionati dai comuni, hanno dei tesserini di riconoscimento molto chiari e quindi è bene che le persone facciano domande a questo proposito prima di far entrare le persone a casa. Ma vorrei ricordare che, contrariamente al passato, la compilazione via internet oppure la consegna del modulo presso gli uffici postali o presso i centri di raccolta comunale può evitare proprio il contatto con il rilevatore e quindi da questo punto di vista evitare anche l'eventuale disturbo. Non bisogna prendere appuntamento, non bisogna porsi il problema di capire se il rilevatore è effettivamente un rilevatore dei comuni oppure qualcuno che ha intenzioni non positive. In questo modo ogni persona può scegliere quando e come compilare e restituire il questionario e direi che è una comodità notevolissima rispetto al passato. Certo. Torniamo un attimo alla novità del questionario online. Lei lo accennava qualche minuto fa, sembra che all'inizio, nei primissimi due giorni del censimento, ci sia stato un vero e proprio boom di accessi al sito e che il sistema ne abbia risentito, ci sia stato qualche malfunzionamento. Adesso la situazione si è stabilizzata in queste settimane? In realtà i problemi ci sono stati unicamente nel corso della domenica 9 ottobre, anche perché forse molti hanno pensato di dover compilare il questionario proprio in quella giornata e non soltanto con riferimento a quella giornata. I problemi sono stati risolti verso le 21 della domenica e da quel momento in poi abbiamo avuto un flusso ininterrotto che possiamo quantificare in circa 300-350.000 persone censite ogni giorno, che non cala. Questo è un elemento estremamente importante perché al di là dell'interesse delle prime ore vuol dire che gli italiani stanno utilizzando internet correttamente anche grazie all'utilizzo di centri di compilazione stabiliti in particolare nei piccoli e nei medi comuni. I grandi comuni hanno organizzato a loro volta delle presenze nelle piazze, in altri luoghi per aiutare nella compilazione online e quindi da questo punto di vista siamo già arrivati a oltre 7 milioni di persone censite online e contiamo di raggiungere almeno una percentuale del 30%. Bene, concludiamo qui il nostro collegamento col professor Enrico Giovannini, presidente dell'Istat. Grazie per essere stato con noi. Grazie a voi. Grazie professore, la saluto anch'io. Finora abbiamo parlato di censimento della popolazione delle abitazioni, in realtà molto importante è anche il censimento agricolo, anche se forse meno conosciuto.